Allora, mister, siamo qui al termine della gara tra Ossiomare e Lupo Frascati, vinta dai biancoviola. È tornata questa vittoria al Lancomazio che mancava da oltre 2 mesi, che dà seguito al successo di Selagius e soprattutto è arrivata una grandissima vittoria contro una grande del campionato. Ma sì, innanzitutto bisogna guardare la classifica e questo ci dice che oggi abbiamo 21 punti. È un bottino soddisfacente per girare per il ritorno. Abbiamo battuto una grandissima squadra, non pensavo fosse così maschia, pensavo fosse un pochino più carina da vedersi, ma invece ha dimostrato di essere veramente maschia. Questo ci dà piacere perché siamo scesi sul loro livello, abbiamo battagliato, non ci siamo tirati indietro e penso che alla fine ho visto un tiro in porta, che è stato quello dell'Ossiomare, e da parte loro non ne ho visti. Credo che il risultato l'ha fatto il gol realizzato da Ponzi. Infatti diciamo, va sottolineato questa grande capacità che ha avuto l'Ossiomare quest'oggi di contrastare, di pressare, di essere molto lucida sia nella fase difensiva che nelle altre, e un'intensità che abbiamo visto a Selagius e che abbiamo rivisto quest'oggi, che ha impedito anche alla Lua di costruire occasioni da rete. Ma oggi la storia ci ha insegnato come Davide sconfisse Golia e noi siamo stati Davide. Abbiamo sfruttato al meglio il sasso che avevamo, un sasso abbiamo tirato e ci ha portato 3 punti. Dall'altra parte ho visto sì che provavano a fare qualcosa, però non ho visto queste conclusioni, non ho visto una squadra che ci ha messo in netta difficoltà. Ripeto, una partita essenzialmente combattuta a centrocampo, dove noi siamo stati bravi a difenderci ma non arretrare troppo. 21 punti, una situazione di classifica che adesso possiamo vedere con maggiore serenità, e l'Ossiomare a questo punto cosa può puntare? L'Ossiomare adesso deve puntare a quello che puntava 2 mesi fa, alla salvezza, quindi bisogna rimanere con i piedi per terra perché stiamo facendo bene, ma non bisogna allungare lo sguardo in questo momento, bisogna essere umili e realisti e non fare sogni che in questo momento non ci competono. Noi stiamo facendo dei risultati perché stiamo facendo la nostra forza, l'umiltà, e l'umiltà è quella che ci dice che siamo fra le migliori di quelli, in questo momento, di quelli che devono salvarsi. Quel fuorigioco di Alfonsi ti ha fatto imbestialire? Io non faccio mai accenni all'operato dell'arbitro. Oggi sono stato espulso, che non c'entravo niente. Gli arbitri possono sbagliare come sbagliano i giocatori, tanto il calcio è come è una ruota, a volte sbagliano contro di te, a volte vanno a favore. L'importante è che c'è sempre la buona fede, come ho visto oggi. Non penso che un arbitro possa condizionare una partita di queste categorie. E la ruota per l'Ossiomare sembra essere girata dopo l'inizio. Ma la ruota va spinta da questa nostra forte società e da questi ragazzi, quindi la stanno spingendo bene. Senti, l'ultima cosa sull'esordio da titolare di Francesco Costantini, uno dei nuovi acquisti, come lo hai visto? Bene, come ho visto bene tutti, sapete che non mi piace soffermarmi sui singoli, oggi hanno dato tutti il cuore, Francesco ha dato quello che poteva, eravamo in piena emergenza e abbiamo sopperito molto degnamente all'assenza di Loredo. Oggi Loredo non c'era, quindi per noi non contava assolutamente niente, Francesco era il titolare e quindi a lui andava la massima importanza. D'accordo, mister, grazie e complimenti davvero. Grazie.